Pace e bene a tutti e buongiorno. Oggi, 1° settembre, ricordiamo Sant'Egidio e ascoltiamo. Nato da nobile famiglia in Atene, Egidio era di ingegno profondo, colto, amante della pietà. Nonostante fosse ben voluto da tutto il popolo, Egidio fuggì da Atene e si recò in Francia, ritirandosi in un luogo deserto alla ricerca di Dio. Qui viveva in preghiera fra austerità e digiuni. Le leggende sulla sua vita narrano che il Signore, viste le difficili condizioni di vita di Egidio, gli avrebbe mandato una cerva che gli fornisse latte ogni giorno. Ma durante una battuta di caccia, l'eremita venne scoperto da Flavio, re dei Goti, ed entrò nelle sue grazie. Per errore, infatti, il sovrano, scagliata una freccia per colpire la cerva, ferì il santo presso il quale l'animale si era rifugiato. Tra i due nacque un'amicizia e il re, che era stato mosso a compassione per l'accaduto, decise di offrire ad Egidio un terreno sul quale costruire un'abbazia. Egidio, quindi, perduta irrimediabilmente la solitudine, vide prosperare un'attiva comunità di monaci, di cui divenne il padre spirituale fino alla morte il 1° settembre del 720. Egidio viveva da eremita in una selva, ma a un certo punto, durante una battuta di caccia, il re sa che lui è lì, insomma, c'è un piccolo incidente, da come abbiamo ascoltato dalla storia della cerva e di questa freccia. Però una cosa è certa, la gente non vuole che Egidio sia un eremita, lo vorrebbe con loro, vicino, e a questo punto c'è un compromesso, questa selva gli viene data in dono proprio dal re e qui viene edificato un monastero. Ci sono dei giovani che iniziano ad interessarsi perché vedono in Egidio un modello, una persona che li può aiutare e lui li istruisce. Questi giovani tornano nel mondo con tante conoscenze nuove che mettono in pratica e la società diventa più colta, più civile, più educata, più pacifica. E allora le persone iniziano a capire che c'è un tesoro in quel monastero, tant'è che tanti iniziano a trasferirsi proprio con l'intenzione di stare vicini a Sant'Egidio. Ecco, una storia di una persona che vuole in realtà stare ai margini della società, ma che inizia a seminare e si ritrova alla società che lo vuole, lo vuole al proprio interno e lo chiama, lo cerca. Può essere questa una nostra intenzione proprio oggi, che è quella di magari cercare di metterci un po' ai margini di quelli che sono le dinamiche, i tempi, le richieste di questo mondo, proprio per capirlo bene e metterci al servizio. Che cosa mettere al centro? Un'altra volta i giovani, dare una buona parola ai giovani, cercare di insegnarli qualcosa di buono e di bello che loro poi possano spendere nella loro vita. Questo è uno dei segreti e noi ci affidiamo all'intercessione di Egidio. Sant'Egidio, prega per noi.